appartenenza non solo alla nostra città, ma al genere umano sofferente in questo momento. Ringrazio anche la Questura, la Prefettura, la Croce Rossa e il SER per averci sostenuto all'ultimo momento. La prossima volta dobbiamo fare prima. Ringrazio Beatrice Sisto per essere riuscita graficamente a tenere uniti tutti noi nel bellissimo manifesto che abbiamo fatto circolare. Ringrazio gli alunni del liceo Pepe Calamo, i ragazzi del Gabbiano e i ragazzi del Consiglio Comunale. Non è stato semplice organizzarla, mediare, trovare le soluzioni che potevano unire più che dividere. D'altronde, Don Tonino Bello, che organizzò una marcia della pace sotto le bombe di Sarajevo, scrive: «La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia, esige alti costi di incomprensione e sacrificio. La pace, prima che un traguardo, è un cammino, è per giunta un cammino in salita. Questa breve camminata, simbolicamente, rappresenta le nostre fatiche, ma anche quelle di tutti coloro, persone, stati, organismi, che pretendono di trovarsi già all'arrivo senza essere mai partiti per assumere decisioni di pace piuttosto che di guerra. Oggi 46 associazioni e tante cittadine e tanti cittadini sono partiti insieme dal monumento ai caduti di tutte le guerre per dire no alla guerra e sì alla pace. E non è stato casuale radunarci lì. Insieme vogliamo esprimere il convincimento che, come espresso nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che solo il riconoscimento della dignità e dei diritti uguali e inalienabili a tutti i membri della famiglia umana costituisca il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Eravamo nel 1948. Guardando le immagini strazianti che ci rimanda la TV ormai da troppo tempo, a me sono venute in mente i versi di una poesia scritta da Cesare Pace, da Cesare Pavese, scusate. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sto perdendo te. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando a casa. Era tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Ok ragazzi, siete tutti pronti? Qui parla Billy di Radio Potomac. Fatevi sotto, giovani bisonti, spaccate tutto, sparatevi un bel crack. La posta in palio è veramente tosta. Pena di morte per folgorazione, 60 kg di bistecca arrosto. Nemmeno Burger King può darli alla nazione. Forza balordi, che la patria chiama e siamo tutti dentro al Cinerama. Il nuovo hit più forte di una Colt spara una scossa da 10.000 volt. E dai vigliacchi, di chi avete paura? È un grande gioco, è solo un'avventura. Crepare per crepare, tanto vale finire con la foto sul giornale. O preferite fare come Charlie, morto per overdose alla stazione, che accetta gente ormai per ammazzarli, basta una miserabile iniezione. E che mi dite di Joe, detto lo scaltro, che con quel nome non poté far altro che uccidersi di botte in uno stadio? E Cipolletta, che rubava radio e catenine, povero Pitocco, si è fermato a un posto di blocco con una raffica alle cervella. Adesso
figli di una brutta stella, avete finalmente una occasione: morire in grande, morire da campione, legati come Rambo e Kunta Kinte, coi muscoli bloccati dalle cinte.